Ciao a tutte e benvenute su Una casa alla volta. Io sono Francesca e oggi vi spiegherò come poter realizzare una piccola area relax nella nostra casa e più nel dettaglio un balcone, come poterlo valorizzare, come potergli dare carattere e come farlo diventare una nostra zona di decompressione al ritorno dal lavoro. Lo faremo insieme, step by step, con i miei trucchi da homestager. Tante delle case che visito ogni giorno, in cui lavoro quotidianamente, hanno spesso delle zone non valorizzate. Delle volte l'ingresso, delle volte un lungo corridoio, una zona disimpegno, spesso e volentieri tra queste zone c'è anche il balcone. Invece il balcone, luogo dimenticato dai più, può diventare una bellissima area relax solo con dei piccoli trucchi, dei piccoli dettagli, aggiungendo, come vedete, tanto verde e creando una piccola oasi dove poter prendere un piccolo aperitivo insieme, dove potersi rilassare o leggere un libro. Cosa bisogna fare quindi per realizzare un balcone dal sicuro effetto wow e che vi faccia sentire bene? Numero 1. Come regola ormai che utilizziamo sempre e del quale abbiamo parlato non ancora approfonditamente, ma ve l'ho detta già in tanti altri video, è il decluttering. Quindi liberiamoci di tutte quelle che sono le cose in più, le cose che affollano il nostro balcone, per riuscire a vedere il balcone nella sua integrità e per riuscire ad operare con certezza nell'area in cui vogliamo appunto valorizzare. Consiglio numero 2. Certamente ci sarà la possibilità di dare una nuova palette colori al balcone, non eccessivamente, perché ci sono delle regole da seguire in quanto impattano sulla palazzina esterna o sulle palazzine vicine, però nella parte interna ad esempio e bassa si può ridipingerlo, quindi del colore originale, e si può eventualmente cambiare la pavimentazione. La pavimentazione si può applicare sopra, ci sono veramente tanti prodotti da poter acquistare da Hobby, da Leroy Merlin, da Bricoman, sono pavimenti da esterno ad incastro da poter applicare sopra al pavimento esistente, che danno una resa bellissima e vi daranno una nuova color palette su cui agire per il vostro balcone. Quindi la regola numero 2 è anche comunque risistemarlo nella sua completezza prima di andare a agire con arredi, complementi e le piante. Regola numero 3. Quando siamo in balcone ci sentiamo sempre tutti un po' gli occhi addosso. Quindi una regola è di per certo riuscire a trovare una schermatura che può essere fatta con dei tendaggi oppure anche con dei materiali in legno ed in alluminio che possono essere posizionati sul balcone, in modo tale da schermare un po' la vista ed avere quindi quella privacy che tanto desideriamo. Nel mio balcone di casa tutti gli anni lo cambio, lo sistemo, lo modifico. Infatti adesso agiremo solamente, e vi farò vedere come, con il valorizzare la balconata con tutti i fiori, per poi invece andare proprio a posizionare quella pavimentazione di cui vi parlavo prima, e quindi nei prossimi video vi farò vedere l'evoluzione del balcone di casa mia. Però intanto volevo darvi un quadro generale tale per cui voi possiate comunque agire, partire e non attendere la tempistica del Morselli, che come sapete è bravissimo
tutti i lavori, i lavoretti di casa, il mobile qui dietro è stato realizzato insieme al Morselli, ma abbiamo dei tempi tecnici da dover aspettare, quindi io preferisco darvi tutti i tips, tutti i trucchi prima ancora di quanto io riesca a fare stagione per stagione. Regola numero 4. Qui è il momento di agire con gli ingombri molto molto grandi, o comunque gli arredi più grandi, che possono essere delle sedute, un piccolo tavolino, dipende dalla dimensione del balcone. Quindi mi raccomando, prendete una misura corretta e coerente, quindi prendete bene le misure del vostro balcone ed agite su esse in modo tale da avere la certezza di ciò che acquistate, ok? Quindi prendete bene le misure della profondità, prendete bene le misure dei mobili che andrete ad acquistare e poi inserite, cosa fondamentale, delle sedute dove poter stare, dove poter eventualmente fare colazione, perché le mattine in tutta Italia, in tutta la nostra bella Italia, sono comunque molto miti anche d'estate, quindi è possibile viverlo, come è possibile vivere invece il momento della sera, quindi nelle 19:30, 18, 19:30, 20 o insomma in fase primaverile anche nelle 18 possiamo vivere questi nostri spazi, questi spazi esterni anche in piena estate. Vi ho dato questi orari proprio consapevole di quanto faccia caldo in Italia durante il periodo estivo, però non dimenticatevi che il balcone, prendere il caffè in balcone, se ben schermato, se ben valorizzato, se con qualche pianta di cui parleremo dopo, vi darà davvero vi farà stare veramente molto bene. Quindi non lo sottovalutate e continuate a vedere il video fino alla fine. In modo che il video fosse il più efficace possibile, ho desiderato prendere anche altre immagini in più, immagini evocative da Pinterest, in modo che possiate avere in un'unica soluzione delle soluzioni per il balcone facilmente replicabili come quelle che vi faccio vedere adesso nelle prossime immagini. Come potete vedere, in ogni area e in ogni immagine che sta scorrendo adesso durante il video, gli elementi che sono stati scelti sono pochi, sono essenziali. Spesso c'è un elemento alto che va a valorizzare, a dare carattere a tutto il balcone. Vengono aggiunte delle sedute, come possono essere il classico set di IKEA nero e legno, che si trova in vendita tutt'oggi all'IKEA, corredato da un tavolino e due sedie. Oppure c'è la possibilità di utilizzare quelle cassapanca contenitive in modo tale da avere anche una zona di contenimento, valorizzarla con dei cuscini e aggiungere al fianco di esse un tavolino totalmente diverso rispetto allo stile della cassapanca. Se il desiderio è invece rimanere più minimalisti e non avere delle sedute, perché il balcone è veramente molto poco profondo e la profondità appunto non ci permette di avere delle sedute, la possibilità è di valorizzarlo all'interno. Quindi invece che mettere le piante che valorizzino l'esterno, no? della nostra palazzina, possiamo rivolgere i nostri vasi all'interno del balcone in modo tale che sia una nostra zona privata totalmente green, totalmente verde, a cui poter approdare quando la giornata è stata particolarmente dura. Punto numero 5, le piante. Un balcone è spoglio senza le piante. Anche se siete un pollice nero killer, fate anche quest'anno un tentativo. Permettetevi di essere creative, permettetevi di essere pollice verde, perché probabilmente non avete approcciato tutte le volte con intenzione
a questa zona. Probabilmente non avete approcciato con intenzione e con la consapevolezza di quanto bene vi potesse fare quella pianta. Io oggi, insieme alla mia famiglia, è la festa della mamma, sono stata in vivaio e ho acquistato tante, direi 18 surfinie. Faccio tutta la balconata in un'unica color palette, quindi le ho acquistate tutte bianche, in modo tale da avere anche qui una sorta di bilanciamento tra il bianco e il verde e i colori del mio balcone, che restano comunque su questa gradazione. Questo è un consiglio che passo anche a voi. Non prendete tantissime piantine con fiori e fiorellini diversi, di colori diversi e sgargianti, in un'unica piccola zona. Potrebbe creare tanta confusione, potrebbe non piacervi e così potreste anche non prendervene cura. Questo a livello estetico. A livello invece funzionale, tante piante hanno bisogno di cure diverse, hanno bisogno di tempistiche diverse per ricevere l'acqua, quindi sceglierne una tipologia vi faciliterà tantissimo anche la loro gestione. E sapendo che una pianta ha bisogno di tantissima acqua, come la surfinia, oppure ha bisogno di pochissima acqua, sarete in grado di gestire ancora meglio anche l'operatività del balcone e il vostro balcone vi risponderà sotto la stessa con la stessa canzone, vi darà il benvenuto e sono certa che sarà più semplice, diventerete pollice grigio scuro, marrone chiaro, verde, pollice verde anche voi. Sono entrata in una stagione della vita in cui amo coltivare e far crescere tante aree della mia vita. La mia famiglia, il mio lavoro e la mia casa. Realizzare una nuova oasi di pace in casa mia mi aiuta a perseguire ancora con più forza questo obiettivo e mi serve per dedicare tempo a ciò che conta davvero. Vi faccio un elenco di ciò che posiziono io all'interno del balcone della mia casa. Quindi andremo a posizionare numero 1 delle fioriere che io ho fatto realizzare su misura in ferro in modo tale da valorizzare la parte esterna del mio balcone. Numero 2 andrò a posizionare per schermare un pochino una zona dedicata ai macchinari dell'aria condizionata. Vado a posizionare due grandi vasi bianchi e due piante molto alte. Numero 3 vado a posizionare un set IKEA, il set IKEA che avete visto prima nelle immagini evocative di Pinterest che vi ho messo, è il set IKEA, quello color legno e nero. Potete trovare abbinato il tavolino e le due sedie, quindi posizionerò quello, in più posizionerò un tappeto e ho acquistato anche 4, direi, sì, vasi di terracotta, all'interno dei quali ho deciso di mettere invece delle piante tutte dedicate alla cucina, quindi il timo, la salvia, il rosmarino, in modo tale che siano invece all'interno del mio balcone e diano un pochino più di carattere e un tocco di verde a questa zona. Bene ragazze, spero che con questi miei consigli abbiate trovato ispirazione per poter realizzare il vostro balcone e poter dare carattere alla vostra zona esterna in modo tale da poter ricavare una piccola zona relax anche al di fuori delle nostre case. Se
se il video vi è piaciuto, lasciate pure un like e un commento, e se non volete perdere tutti i prossimi video, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo prestissimo qui su YouTube, e invece ci vediamo quotidianamente su Instagram, sempre una casa alla volta. Ciao! Felice, amore, di venire a prendere i fiori con me per la festa della mamma? Sì, tantissimo. Non vedo l'ora di scegliere quella tonalità tra il violetto scuro e il violetto tiepido. Mi conosce benissimo. Mamma, ma perché devi prendere tutti questi fiori? Non si perché capisce. Dobbiamo fare il balcone, bellissimo. Eh? Il balcone, il terrazzo. E deve diventare una bella... come tutte le estati. Cosa fa la mamma in balcone d'estate? Annaffia i fiori. Annaffia i fiori.